Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video vedremo insieme come crescere un profilo Instagram da zero. Sì, perché spesso mi è stata fatta questa domanda: cosa faresti se dovessi ripartire da zero? E oggi vi voglio rispondere. Oggi vi dirò esattamente quello che farei io se dovessi ripartire da zero ad oggi nel 2021. Quindi, se ti interessa sapere come fare, mi raccomando, rimani fino alla fine. Primo tips per crescere su Instagram partendo da zero è quello di scegliere una nicchia. Questo è un passaggio che a mio avviso spesso viene bypassato durante la registrazione della propria pagina Instagram, oppure non si sente così necessario, ma in realtà è importantissimo. Avere una nicchia ti consente non solo di chiarirti le idee e capire esattamente che tipologia di contenuto fare per che tipologia di target audience, ma ti consente anche di mantenere una linea costante nel tempo e di crearti quindi una community estremamente targetizzata, di posizionarti come esperto e quindi come il migliore in un determinato settore, e oltretutto anche di crescere più velocemente. Ci sono delle false credenze in cui si pensa che pubblicando tanti contenuti di tante tipologie differenti si possa attirare un pubblico molto più vasto. Non c'è cosa più errata di questa, perché in realtà si rischia solo di fare confusione e molto spesso le persone, trovando davanti a sé un profilo estremamente confusionario del quale non capiscono a chi si rivolge, che contenuti troveranno, non inizieranno neanche a seguirlo o comunque smetteranno di seguirlo dopo poco. Ecco perché trovare una nicchia è estremamente importante. Per farti capire di che cosa sto parlando, dire sono una fashion blogger che si occupa di moda è estremamente troppo vago, mentre dire sono una fashion blogger specializzata in moda costumi è tutta un'altra storia. Quindi estremamente importante il primo step, ancora prima di dar vita al nostro profilo Instagram, capire in che nicchia vogliamo posizionarci, come vogliamo essere riconosciuti all'interno del mondo di Instagram. Se non sai come fare, non ti preoccupare, perché nel mio webinar gratuito su come creare, crescere e monetizzare una pagina Instagram con successo ti spiego proprio la mia SPE formula, dove ti insegno come trovare la tua nicchia di riferimento. Quindi se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, clicca nel bottone qui sotto e iscriviti al webinar. Secondo tips per crescere su Instagram partendo da zero è quello di trovare la tua target audience. Cosa significa? Una volta che abbiamo scelto qual è la nostra nicchia di riferimento, quindi che problema specifico andiamo a risolvere, andiamo a capire qual è la target audience a cui vogliamo risolvere questo problema. Delineare la propria target audience significa capire quali sono gli interessi delle persone che inizieranno a seguirci. In particolar modo, più che gli interessi, dobbiamo essere specifici nel capire quali sono i desideri della nostra target audience, capire il perché dovrebbero iniziare a seguirci, da che desiderio sono spinte a iniziare a seguirci e soprattutto che desiderio noi possiamo andare a soddisfare per loro. Questo perché? Perché conoscendo esattamente quelli che sono i desideri della nostra target audience, andremo a creare dei contenuti che possano aiutarli, dove loro possano trovare le risposte alle loro domande. Per esempio, la mia target audience sono coach, consulenti, content creator che vogliono creare una community online e quindi hanno bisogno di conoscere da me come possono fare tutto questo, quindi come aprire la loro pagina Instagram, come svilupparla, alcuni trucchi per crescere più velocemente su Instagram. E infatti, se andate a vedere il mio profilo Instagram Cabina Arianna, troverete un sacco di tips e consigli utili proprio su come fare questo. E quindi io ho studiato la mia target audience e ho capito esattamente quali sono i loro bisogni e come poterli soddisfare al meglio, quindi di conseguenza con i miei contenuti. Terzo tips fondamentale che ti voglio dare per crescere da zero su Instagram è quello di utilizzare i contenuti del momento. Non so perché vedo ancora tantissimi creator che si ostinano a non utilizzare le novità di Instagram del 2021, come ad esempio i Reels. Questo purtroppo li lascerà sempre indietro, perché i Reels sono il contenuto del momento, sono il contenuto nel quale si stanno facendo più investimenti in questo preciso momento, e utilizzarli significa essere un passo avanti a tutti gli altri. Utilizzarli significa avere più visibilità, più copertura e più impression. Voglio però fare una piccola precisazione per evitare fraintendimenti. Creare un Reels non vuol dire essere sicuramente in esplora o avere comunque tantissima visibilità, perché se il tuo contenuto non è bello, non è curato e soprattutto non attrae il pubblico, mi dispiace, ma sarà un flop come qualsiasi altro contenuto esistente. Per far sì infatti che il tuo Reels possa avere successo, è importantissimo crearlo in modo che possa intrattenere quanto più possibile il nostro pubblico. E so che
che non è una cosa facile da fare, ma anche qui, se noi abbiamo capito correttamente, se abbiamo studiato bene la nostra nicchia, abbiamo capito qual è la nostra target audience, possiamo fare contenuti che ci possano aiutare proprio a creare un Reels che possa ricevere tante views, tante visite al profilo e quindi anche crescere il nostro pubblico. Per cui non pensare che fare un Reels sia una garanzia di successo, ma anche quando fai i tuoi Reels studiali e cerca di farli quanto più curati possibile. I tuoi Reels poi sono un contenuto che può essere utilizzato anche su altre piattaforme, come ad esempio TikTok. TikTok è una piattaforma conosciuta perché è ancora molto fresca, l'algoritmo funziona in una maniera totalmente diversa, quindi è anche più facile posizionarti, per cui il mio consiglio è, una volta che crei i tuoi Reels per il tuo canale Instagram, ripostali sul tuo canale YouTube, ovviamente assicurandoti che non ci sia il watermark di Instagram, perché altrimenti verrai penalizzato. Però hai un contenuto che, una volta creato, lo puoi anche ripostare su altre piattaforme che a loro volta ti possono portare più engagement, più views e soprattutto più seguaci. Se vuoi sapere comunque come fare al meglio i tuoi Reels, ti lascio anche qui sopra in descrizione un video dove ti spiego esattamente come farlo, che puoi andare a vedere una volta terminato questo video. Quarto tips fondamentale che ti voglio dare per crescere più velocemente il tuo profilo Instagram se parti da zero è quello di sfruttare i caroselli. I post caroselli sono dei post costituiti da più post in uno. Sono molto interessanti perché? Perché vanno ad aiutare quello che è l'algoritmo. Una delle metriche più valutate in questo momento, infatti, è il tempo di permanenza sui nostri post. E ovviamente il carosello ci aiuta ad aumentare questo tempo di permanenza, perché le persone devono scorrere e devono guardare più di un contenuto, e quindi di conseguenza, rispetto al consumare una semplice foto, il tempo impiegato sarà superiore, soprattutto se in ogni post, in ogni carosello, noi abbiamo inserito delle informazioni importanti che le persone si devono fermare a consumare e a leggere. Quindi proprio per questo motivo ti consiglio di utilizzare il carosello, perché per quella che è stata la mia esperienza finora sono dei contenuti estremamente efficaci che ottengono solitamente più copertura rispetto ai post classici, e sono anche questi un contenuto estremamente del momento e facile da utilizzare. Infatti le persone, soprattutto quando si parla di contenuti formativi, preferiscono leggere tante piccole pillole in tanti piccoli post piuttosto che andare a leggere un papiro, insomma una didascalia lunghissima con tutti i post scritti lì, che magari sono anche confusionari. Quindi prediligi assolutamente i caroselli, soprattutto se fai post formativi, perché credimi, daranno un boost al tuo profilo incredibile. Quinto tips che ti voglio dare per crescere la tua pagina Instagram da zero è quello di essere costante. Come in ogni grande progetto ci vuole costanza, perseveranza e dedizione. Non possiamo pensare assolutamente di crescere una pagina Instagram postando quando ci pare, nel momento in cui ci pare, senza pensare a un'organizzazione valida che possa veramente aiutarci a costruire qualcosa di duraturo nel tempo. È impensabile crescere su Instagram facendo le cose a caso. Quindi mettiti nell'ottica che se vuoi veramente fare sul serio su Instagram, crearti una community e quindi vendere di più, devi essere costante e prenderlo come un lavoro a tutti gli effetti. Il mio consiglio è di crearti un calendario editoriale, se ancora non l'hai fatto, prima ancora del calendario editoriale, il piano editoriale, dove vai a definire esattamente la tua comunicazione su Instagram, la tipologia di contenuti, la costanza nella pubblicazione, tutti questi elementi che ti mettono chiarezza mentale e ti consentono di realizzare al meglio il tuo progetto. Una volta che hai scelto quante volte pubblicare, prenditi ogni settimana del tempo per pianificare i tuoi contenuti. Ad oggi è possibile automatizzare il tutto, infatti abbiamo la possibilità con tantissimi programmi di far sì che i nostri contenuti si pubblichino in maniera automatica. Quindi noi dobbiamo semplicemente fare lo sforzo di programmarli, scegliere gli hashtag, scegliere le didascalie una volta a settimana, e la nostra settimana, poi durante l'arco della settimana, i contenuti si pubblicheranno da soli. E a tal proposito ti ho proprio creato un video dove ti spiego come programmare i tuoi post, che ti lascio qui sopra, e anche questo puoi andarla a vedere subito dopo aver concluso questo video. Quindi mi raccomando, sii costante. Una volta che hai scelto di pubblicare 3 volte a settimana, rispetta questo calendario in maniera assolutamente seria. Quindi devi farlo, imponitelo, cerca di essere veramente costante, perché questo è l'unico modo per crescere. Sesto step fondamentale per crescere da zero il tuo profilo Instagram è quello di collaborare con gli altri. È molto importante crescere non solo il proprio seguito, ma anche andare a creare delle collaborazioni con altri creator che come te hanno il desiderio di crescere, farsi conoscere e trovare nuovi clienti. Quindi vai a interagire con quelli che sono i follower dei tuoi competitor, lascia like, commenti, cerca di crearti una community interattiva e soprattutto interagisci con i tuoi competitor e crea delle collaborazioni profittevoli con loro. Creare per esempio un post insieme, un giveaway insieme, una diretta insieme, sono tutti contenuti che possono aiutarti ad espandere più velocemente il tuo seguito e quindi
quindi crescere la tua community più velocemente rispetto a fare tutto da sé e quindi non andarsi a confrontare con quelli che sono nostri competitor. Ora sai tutto quello che io farei se dovessi ripartire da zero con il mio profilo Instagram. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like, iscriviti al canale e mi raccomando, accendi la campanellina. Prima della prossima settimana ti voglio ricordare che se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di guardare questi due video qua che ti aiuteranno moltissimo. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!